Nuovo capitolo nella vicenda che riguarda l'arresto di un pregiudicato 51enne romano. I carabinieri di Bergamo, a circa 6 mesi di distanza dal suo arresto, hanno sequestrato beni del valore di 2 milioni e mezzo di euro. Si tratta di un grosso narcotrafficante che nell'ottobre 2011 venne arrestato insieme ad un complice sul litorale di Pomezia, in provincia di Roma, mentre stava caricando un quintale e mezzo di hashish su un SUV. Parte della droga era destinata agli spacciatori bergamaschi. A 6 mesi dal suo arresto, i militari del nucleo investigativo di Bergamo hanno sequestrato, in esecuzione di decreto di sequestro preventivo del GIP di Velletri, immobili e conti correnti per un valore di 2,5 milioni intestati al 51enne. Nell'operazione investigativa avviata dai militari di Bergamo e coordinata dalla procura di Velletri è emerso che l'uomo possedeva un appartamento e 4 negozi in centro a Roma, diversi conti correnti, di cui uno intestato alla madre, dossier e titoli. Secondo i militari si tratterebbe di beni acquistati con i proventi del traffico di droga, beni ritenuti sproporzionati rispetto al magro reddito dichiarato dal 51enne, circa 21.000 euro l'anno. Per questo sono stati sottoposti a sequestro preventivo. Tra il 2007 e il 2011 sui conti correnti era stata accreditata la somma di circa 1 milione di euro, una cifra non giustificata da attività lavorativa o da rendite.